Rieccoci qui nella nostra capsula, un po' come Doctor Who, che andiamo avanti nelle varie epoche temporali, anche se il nostro è un viaggio abbastanza lineare. Sono come delle piccole fermate. E questa volta direi che con la nostra macchina del tempo possiamo fermarci al 1935. Perché cosa è successo di importante? Dopo le vittorie di Alekhine contro Capablanca, più i due match mondiali contro Bogoliubov, quando difese il titolo, anche se io preferisco trattare, almeno per il momento, fino al secondo dopoguerra, tratto soltanto i match in cui c'è stato più un passaggio di testimone. Poi da Botvinnik in poi commenterò tantissime partite di quei mondiali, anche perché dagli anni 50 fino al presente, ma soprattutto anni 80 e 90, i sovietici, quella è la mia epoca scacchistica preferita. E adesso ci fermiamo al 1935, dove c'è stato un avvenimento importante. Poi di certo non è nessuno spoiler, tanto sono passati 90 anni più o meno, quasi 90 anni, quindi non c'è nessuno spoiler. Nel rivelare che Max Howe, olandese, è riuscito, tra l'altro un grandissimo teorico, un giocatore forse tra i più completi di sempre, è vero, non aveva forse quel talento, per certi versi anche quella genialità estrema come altri in una specifica area, infatti viene poco amato, devo dire, anche attualmente fra tutti i campioni del mondo e tra quelli meno amati in assoluto. Ma comunque allo stesso tempo non forniva grandi punti deboli. Poi sappiamo bene anche in futuro è stato presidente della FIDE, quindi ha ricoperto vari ruoli anche per diffondere proprio gli scacchi. Ed è riuscito in un match mondiale un po' particolare, per certi versi anche controverso, a battere il campione in carica, Alexander Alekhine. Poi c'erano delle voci che Alekhine fosse ubriaco in molte partite, anche per alcuni problemi con l'alcol. Poi il rendimento non significa, non sempre viene influenzato in maniera negativa, poi almeno questo secondo la teoria, la scienza, poi sulla scacchiera è tutto un'altra cosa. Quella che vediamo oggi è la partita numero 26 del mondiale, tra l'altro in cui Alekhine era partito molto bene, vinse tre delle prime quattro partite, poi pian piano, in maniera molto lenta, contro tutti i pronostici, Max Howe riuscì a spuntarla. Abbiamo messo la partita numero 26, tra l'altro l'ultima vittoria di Max, poi la 27esima con i pezzi bianchi vinse Alekhine, poi tre patte fino alla 30esima e ci fu direttamente proprio la cerimonia, quindi evento inaspettato, ma Max Howe è diventato il quinto campione del mondo FIDE ufficiale. Ok, cominciamo subito a vedere questa partita. Di 4, partita di donna, e 6 da parte di Alekhine, quindi può anche decidere in questo momento di rientrare in una francese. Vi ricordo, questa poi singolarmente si chiama difesa Horwitz, ma può essere definita come un regno, un crocevia proprio di tutte le aperture, e sono frequenti, frequentissime trasposizioni, per quello che io la chiamo come un crocevia di tutte le aperture. Qui infatti Max Howe gioca C4, dove si può rientrare in tantissime, quindi parliamo di una mossa estremamente elastica, dove si può aggiungere in tante altre difese. Cavallo F6, qui per esempio cavallo F6 siamo nelle indiane, magari si può giocare una ninza indiana, cavallo F6, cavallo C3, D5 col gambetto di donna. Alekhine invece preferisce qualcosa di diverso, ovvero F5, la difesa olandese, che tra l'altro in quel periodo forse è stato il periodo di massimo splendore di questa difesa, che poi in realtà rimane sempre verde, poi non è tra le preferite dei campioni, ma ogni tanto ritorna. F5, difesa olandese, l'indebolimento della diagonale qui delle case chiare non è pericolosa come nel gioco aperto, come la si affronta solitamente sapendo comportarsi in maniera veramente ipermoderna, controllando il centro con i pezzi leggeri dalla distanza, quindi G3 in previsione qui di un fianchetto, anche perché con tutta questa struttura l'alfiere Campochiaro del nero si ritrova completamente soffocato e il bianco deve giocare d'anticipo, quindi fianchettare subito in G2 impedendo B6, perché il nero cercherà di sistemare l'alfiere in B7, che poi invece se il bianco gioca in maniera corretta emergerà la debolezza. Alekhine decide qui di rompere il ghiaccio dando scacco con alfiere in B4, alfiere D2 difende e contrattacca, qui preferisce conservare il pezzo, poi cambiare assolutamente in pugno stile Bogo indiana, tanto Bogoliubov che Alekhine aveva sconfitto,
assolutamente corretto, lui preferisce invece ritirare subito il pezzo in E7. In effetti non ci sono grandi differenze in questo momento con la Bogo indiana, i temi rimangono più o meno gli stessi. Quindi ritirata, alfiere retrocede in settima, alfiere in G2 qui andiamo di fianchetto, andiamo a fianchettare, come direbbe Rovazzi, cavallo in F6, sviluppo per preparare l'arrocco, tra l'altro F5, ci vediamo quali siano i punti di forza anche della difesa olandese, che non è che sia tanto... Non mi è mai piaciuta più di tanto, ma presenta naturalmente degli elementi di notevole forza, vantaggi rispetto ad altri. Come per esempio la spinta F5, per cui l'arrocco corto è assolutamente un dovere quando si gioca questa difesa con il nero, perché la torre potrà, anche attraverso un aggancio qui con F4 premeditata al momento opportuno, la torre potrà usufruire di una colonna già semi aperta. Quindi cavallo C3, arrocco corto per migliorare poi la torre in seguito, cavallo in F3. Anche il bianco prepara l'arrocco corto e qui Alec cerca subito qualche piccola, proprio piccola complicazione saltando con il cavallo in E4. Quindi va ad attaccare subito l'alfiere, cavallo in C3. In questo momento Max Howe ha preferito arroccare corto, quindi andare avanti con lo sviluppo, tanto poi si potrà ricatturare in ogni caso. E poi emerge anche la debolezza, quindi la colonna F che il nero potrà utilizzare in maniera molto aggressiva, ma anche il bianco potrà contare su un arrocco sicuramente meno rafforzato dal punto di vista difensivo rispetto al proprio. Con il cavallo in F3, alfiere in G2 è assolutamente una fortezza. Tra l'altro, ottimo anche un ottimo stratega, veramente Max Howe. Alekhine decide, come è prevedibile, di giocare B6, tanto qui il cavallo risulta molto solido in E4, per cui potrà, come una sorta di cuscino, permettere all'alfiere Campochiaro quasi nell'ombra di sistemarsi in B7, Dona in C2, controllo delle case chiare, torre in comunicazione e nero fianchetta, e qui il cavallo salta subito in E5. Tra l'altro si va ad attaccare, attenzione, qui diventa, inizia già a crescere pian piano la tensione, attaccando per ben due volte il cavallo in E4, e quindi Alekhine preferisce cambiare già un paio di pezzi. Alfiere per C3, qui si poteva anche riprendere molto tranquillamente di donna, ma donna in C2 qui è un'ottima diagonale, anche in futuro si può andare a complicare di più la posizione, e poi la donna potrà puntare a lungo termine nel punto debole, H7, si possono creare tatticismi gustosi, quindi lui preferisce alfiere per C3, tanto alfiere in D2 non era così operativo, cambio, perché qui c'è anche l'attacco, attenzione qui con cavallo, il cavallo che salta subito in... prendendo il cavallo in C3, qui si poteva pensare di giocare alfiere per B7, il problema è che il nero poteva divincolarsi con questo scacco. Cavallo per, qui tutta tattica, re in G2 assolutamente corretta, e qui cavallo per D4 si va ad attaccare la donna. Poi è chiaro che la torre è comunque persa, possiamo anzi vedere qui la variante, donna in D3, proprio a grandi linee, donna in D3, va ad attaccare il cavallo, qui si può tornare, anzi cavallo in C6 cercando qualcosa per sviluppare meglio i pezzi, alfiere per, cavallo per E5. Io direi che il nero sta molto bene, non facciamoci ingannare dalla torre in meno perché i pezzi sono attivissimi. Questo è tutto, piccola parentesi che va assolutamente chiusa, quindi alfiere per G2, re per, tra l'altro non era da Alekhine rifiutare così le complicazioni, donna in C8, tutte mosse abbastanza comuni nella difesa olandese, così come donna E8 che anzi è più frequente nella teoria, secondo la letteratura scacchistica, e qui D5 il bianco decide di sovraestendere il centro, valutando molto bene la posizione, come spiegato anche nel suo trattato degli scacchi che ha scritto Max Howe. Qui D6 preferisce allontanare subito il cavallo, è vero che il bianco potrà qui usufruire di questa diagonale ottima per alfiere Camposcuro, Alekhine comunque ha calcolato che sono maggiori i benefici di questa spinta in D6 piuttosto che i rischi, quindi il cavallo retrocede in terza traversa, qui E5 dove va comunque a sigillare la diagonale, re in H1, e qui ci vuole proprio la pazienza che il buon attaccante deve sempre avere, non fate come me che esagero mettendo il caos, e qui C6 va subito ad attaccare, tanto è vero lo sviluppo non è proprio esemplare del nero, anche se Alekhine era assolutamente stato uno dei migliori per quanto riguarda più la combinazione offensiva tra i vari pezzi, lui preferisce ancora una volta una spinta di pedone C6 per attaccare qui la punta di questa catena, che è poi una semplice coppia di pedoni. Allora qui anche per rafforzare, Howe gioca donna in B3, re H8, qui veramente non era proprio necessaria, ma
in questo momento per lungo termine comporta sempre delle debolezze, lui preferisce subito sottrarre il re da qualunque minaccia in questa diagonale, quindi re nello sgabuzzino dove le nonne nascondono le merende, F4. Approfittare qui sempre anche dell'alfiere, alfiere in C3 che guarda proprio a raggi X, forse anche raggi gamma, visti i due pedoni, dritto al re avversario. Quindi F4 va a complicare di più e aumentare la tensione. Sceglie qui Alekhine di spingere con E4, scacciando il cavallo, quindi B4, non ci sono problemi. Anche se la fatica più grande del nero in questo momento è trovare delle sistemazioni ottime per i pezzi. E devo dire che in questo mondiale Howe ha dato soprattutto prova della sua organizzazione impeccabile in difesa. Dal punto di vista tattico delle combinazioni, nessuno, neanche Capablanca, a dire il vero, a quei tempi poteva vantarsi di una superiorità rispetto ad Alekhine. Poi Tal è stato il migliore, forse andando avanti con il tempo, ma non perdiamoci in chiacchiere. Cavallo B4, qui Alekhine sceglie ancora di spingere in C5, mossa assolutamente corretta per far perdere sempre più tempi all'avversario muovendo continuamente il cavallo. Qui tra l'altro, come vedo anche nell'elenco delle mosse, Max Howe ha mosso per fatto 7 mosse di cavallo, incredibile, già si sospettava da tempo. Cavallo in C2, qui serve cavallo in D7, quindi proprio la strategia. Come si può migliorare qui il pezzo? Poi anche la torre in A1 non è che sia messa benissimo, ma di certo il cavallo qui può ambire a case molto più importanti. Quindi Howe ha pensato: il cavallo avversario in D7 blocca almeno una, perché la torre difende il pedone, almeno una delle linee difensive verso il pedone di F5, pertanto qui decido di migliorare la posizione del cavallo, aumentare un po' di pressione che, come il sale, non fa mai male contro il pedone in F5. Qui segue alfiere F6, Alekhine preferisce entrare nel regno delle complicazioni e dei rischi. Alfiere F6 intercetta subito la diagonale, quindi creando già un'interferenza, dando delle noie alla sua controparte, sacrifica volutamente il pedone in F5, Howe cattura, alfiere per, qui si ritrova col cavallo in presa, quindi è proprio la tattica, ancora una volta qui, che può salvare il bianco, meglio, che non deve far cadere in errore il bianco. Una ripresa infatti qui in C3 comporta soltanto la perdita di un pezzo, l'unica soluzione qui è approfittare di quelli che sono gli attacchi contro i pezzi più forti avversari. Naturalmente non è possibile dare scacco, pertanto la migliore è il cavallo per D6, ben localizzata da Howe. Attacca la donna, quindi potrà in seguito riprendere con calma l'alfiere. Alekhine ci prova ancora in questa lunga lotta, e mi sono veramente, mi ricordo un po' le partite di Korchnoi, che tra l'altro è il mio preferito in assoluto. Dona in B8, va ad attaccare il cavallo, quindi ancora come una foresta complicata nel caos totale. Cavallo per E4, mantiene ancora in vita il cavallo. Cattura un pedone, attacca ancora una volta l'alfiere. In questo momento possiamo dire che Howe ha già ottenuto un compenso adeguato. Infatti qui Alekhine riesce, proprio dal punto di vista del tempo, nel senso delle mosse, a salvare l'alfiere in F6, ma la posizione è comunque pari, perché Howe, in maniera molto silenziosa, è riuscito a sgranocchiare tra i pedoni. Un ottimo compenso per l'alfiere Camposcuro. L'altro passo dovrà essere quello di valorizzare il pedone. Vedremo che lui spingerà poi E4 e E5 andando a sovraestendere, facendo affidamento su una enorme maggioranza di pedoni. E qui soltanto uno stratega incredibile come Howe riesce, ma non solo lui, però tra campioni del mondo, che riesce proprio a localizzare sempre la mossa migliore, o meglio il piano migliore, per tutto basandosi su una valutazione precisa, lui era proprio matematico, della posizione. Cavallo in D2, perché per poter spingere in E4, via, lasciare strada libera al pedone nella colonna E. Qui G5 ci prova Alekhine a controgiocare e il bianco inizia già a stare meglio. Però comunque l'alfiere Camposcuro è un ottimo compenso, un pezzo, vale 3 pedoni. Non possiamo di certo ritenere Alekhine in grosso svantaggio. Fatto sta che Howe può spingere E4, G per F4 anche per separare, quindi adesso sono due isole, avrete due isole di pedoni ben distinte per il bianco, che spinge, qui cattura alfiere in D4, spinge ancora in E5. L'alfiere qui una fortezza, con il pedone non può essere attaccato così facilmente, non può essere perso proprio così facilmente. Donna in E8 e qui spinge ancora Howe in E6. Incredibile, volendo si poteva supportare magari con questa torre che è un po' dietro le quinte,
tutto risulta difeso, non presenta punti deboli, e così contro la miglior difesa nemmeno un attaccante fortissimo e spietato come Alekhine può trovare un ingresso, uno sbocco. Qui E6 va a attaccare il cavallo, lo si poteva anche traslocare in F6. Lui preferisce torre in G8, Alekhine nuovamente propone qualcosa di più interessante. Qui infatti sulla presa in D7 è stato veramente furbo Alekhine con una sorta di trappola. Sulla presa in D7 è vero che il bianco mantiene un pedone in settima, ma innanzitutto potrà essere marcato dalle torri e poi lui ha calcolato qui una variante molto frizzante con donna E2, che tra l'altro si va a minacciare lo scacco matto in G2. E qui bisogna giocare donna F3 e indebolire notevolmente la posizione, per esempio la donna in F3, anche se si va avanti con un cambio, poi bisogna perdere il cavallo, il pedone risulta indifeso, in sintesi il nero sta meglio. Quindi cavallo F3, qui spinta in E6, torre in G8, lui preferisce cavallo F3, lo va ad attaccare anche l'alfiere, donna in G6, prova qui a controgiocare sempre minacciando il matto in G2, torre in G1, qui un modo semplicissimo per difendersi, alfiere per, torre per G1, viene costretto a cedere comunque la qualità Howe, che è una posizione assolutamente dominante. Attacca la donna che va in F6, qui segue cavallo in G5. Volendo, qui si poteva anche prendere il cavallo, rinunciando comunque alla promozione del pedone, perché torre per G1, anche se nero cambia le torri, il pedone può essere marcato strettamente, quindi nessuna illusione. Cavallo che salta in G5, fortissimo, qui veramente riesce a tirare fuori il massimo valore da ogni pezzo, poi la partita è già vicina alla fine. Torre in G7, prende adesso il cavallo, la torre ricattura, donna in E3 si impadronisce subito della colonna, e adesso, sapendo ben coordinare tutti i pezzi, ma soprattutto i due pedoni di vantaggio, Howe riesce a concretizzare tutto il suo vantaggio e ottenere la vittoria. Torre in E7 attacca la donna, il cavallo trova una casa ancora più forte, avamposto fortissimo in sesta traversa. Allora qui segue torre F8, si poteva pensare a un sacrificio, ma più che altro non è tanto corretto neanche per la teoria, un po' una mossa della disperazione, ma di certo dovrà sopportare il cavallo fortissimo in avamposto Alekhine. Torre F8, andiamo avanti un po' più velocemente, qui donna in E5, Howe preferisce il cambio donne anche da ottimo finalista, cambio, il pedone ricattura, torre in F5, va ad attaccare il pedone, ma qui Alekhine si ritrova veramente sommerso. Torre in E1 difende in una maniera forse un po' passiva, torre in E5 visto che al motore piaceva di più, ma torre in E1 assolutamente impeccabile come idea. E qui su H6 segue cavallo in D8, dove tra l'altro il bianco può minacciare anche questa isola di pedoni, concludendo veramente la partita. Torre F2 attacca il pedone, ma qui direi che il gioco vale la candela, infatti Howe decide di spingere ancora in E6, qui anche su una mossa come torre per B2 c'è la minaccia di intrappolare la torre o comunque di creare un pedone passato, pertanto torre in D2, cavallo che salta in C6, il bianco è solido come una roccia, torre in E8, pedone in settima, suona l'allarme per Alekhine che tenta una reazione disperata con B5 smontando questa catena, ma cavallo in D8, re in G7 quando ormai inizia a essere un po' troppo tardi, cavallo in B7 per poi saltare in D6, magari controllare F7, cercare di costruire una sorta di campo minato. Il re riesce ad attaccare il pedone dalla casa F6, ma qui arriva lo scacco. La torre si porta in sesta e di fatto Alekhine qui ha già perso. Infatti, cavallo D6, torre per, cade il pedone, cavallo in E4, subisce il doppio e la posizione qui della torre in D2 a lungo andare è stata un fattore di sconfitta. Cavallo in E4, in seguito a questa forchetta, naturalmente Alekhine ha abbandonato, si poteva giocare F5, la torre è difesa e qui innanzitutto torre per E7, il bianco può scegliere quale delle due torri spazzar via, quindi ormai posizione stravinta per Max Howe, quindi Alekhine ha dovuto abbandonare. Incredibile per questo campione, l'altro l'unico per il momento, a meno che Giri non ci faccia qualche sorpresa, l'unico campione olandese, poi nel 37 vedremo un po' com'è andata la rivincita. Il video verrà inserito nella playlist sui mondiali di scacchi e noi ci vediamo al prossimo.